Hai mai avuto desiderio di tutto? Sì, pensò il regista. Poder se li ho avuti, ma non avevo mai desiderato tanto di essere un sessuolo. Ecco, queste sono le sensazioni, le emozioni che prova Jess Franco, un regista, il regista Jess Franco, mentre sta filmando Soledad Miranda, che è la sua attrice feticcio, una, diciamo, la sua musa, una donna dall'aspetto quasi vampiro, dallo sguardo sensuale e dal sorriso malinconico. Soledad Miranda morirà pochi anni dopo, nel 1970, a 27 anni, in un incidente d'auto. E Jesus Franco non si dimenticherà mai di lei, anzi sarà per sempre ossessionato dal suo ricordo. Il mio romanzo parla proprio di questa ossessione, ma anche di molte altre. Tutto quel nero, infatti, è la storia di una studentessa, una ragazza, Susanna, che viene incaricata da una misteriosa organizzazione di trovare una pellicola maledetta, in cui compare proprio questa attrice vampira, Soledad Miranda. E nella ricerca lei verrà coinvolta in eventi misteriosi e decisamente inquietanti. E io posso dire che nello scrivere questo libro mi sono trovata anch'io coinvolta in eventi simili. Infatti... Di Marino, no? No, fortunata, non così. Infatti, comunque, è successa questa cosa, che a un certo punto c'è stata una sovrapposizione tra realtà e finzione. Quindi anch'io, come Susanna, mi sono messa alla ricerca di questa pellicola, perché ovviamente dovevo raccontarne nel mio libro, quindi la volevo conoscere. Ho intrapreso questa ricerca su internet, un po' dappertutto, insomma, nei mercatini, nelle cineteche, e quindi appunto mi sono sentita come Susanna, però la pellicola non veniva fuori. A un certo punto, quindi rassegnata, ho deciso di raccontare io la pellicola come me la immaginavo, quindi mi sono messa a descrivere, questi fotogrammi di questa pellicola, come vi ho detto, maledetta. A un certo punto, quando meno me l'aspettavo, non sto a spiegarvi in che modo, perché si trova nella postfazione, del libro, ma questa storia è successa a me. Comunque, questa pellicola è venuta fuori e mi sono accorta, guardandola, che i fotogrammi della pellicola erano gli stessi che io avevo raccontato, avevo cercato di immaginare per il mio romanzo. E questa, diciamo, è una delle coincidenze inquietanti che stanno dietro al backstage di questa storia, ma ce ne sono molte altre. Per esempio, il fatto che il romanzo l'ho finito proprio il 9 luglio, inconsciamente, e poi ho scoperto che era il giorno del compleanno di Soledad Miranda. E come se non bastasse, quindi una cosa che non dipendeva assolutamente da me, l'editor, dopo aver fatto la revisione del mio testo, mi ha telefonato per dirmi che ormai la revisione era conclusa, il romanzo andava in stampa, e l'ha fatto proprio il 18 agosto, che invece è l'anniversario sempre della morte di Soledad. Li potete mettere all'otto, però dopo dobbiamo spartire. Che ruota! E queste... ma queste non sono le uniche. La ruota di Sintra. Ce ne sono veramente tantissime che adesso non vi sto a raccontare, leggendole potrebbero capitare anche voi queste coincidenze inquietanti. Lo dico perché sono contagiose. E poi vabbè, mi fermo qui perché bastano 3 minuti per evocare un fantasma. Grazie Cristiano.